Parole che si fanno sentire è il motto del progetto Musica contro le mafie, che dal 2009 riunisce artisti di tutta Italia per diffondere la cultura della legalità, in modo nuovo. Sentiamo Ilaria Raffaele. È un linguaggio diretto e per questo più efficace nel comunicare valori come la giustizia e la legalità, specie ai giovani. Ed è proprio ai ragazzi delle scuole di tutta Italia che è dedicato Musica contro le mafie, un volume, un CD in cui artisti diversi, ma uniti nell'impegno contro la criminalità organizzata, si sono incontrati per realizzare un progetto ambizioso: combattere le mafie su tutti i fronti, compreso quello culturale. Nella serata di presentazione a Castiglione Cosentino, primo appuntamento della rassegna culturale ad alto volume, hanno portato le loro testimonianze due artisti di estrazione diversa. Matt Simon è un rapper, Francesca Prestia è una cantastorie che viene dal mondo dell'insegnamento. Ma entrambi sentono di dover usare la loro arte contro le mafie. La musica può offrire diverse prospettive. Innanzitutto fotografare la realtà e quindi raccontare senza filtri, senza mezzi termini, le situazioni che si vivono. In più crea delle alternative facili, no? Non si può solo cantare la legalità, non si può solo celebrare pubblicamente la legalità. La legalità va testimoniata con gli impegni quotidiani, piccoli impegni, piccoli sforzi. I proventi raccolti dalla vendita del volume andranno a un progetto per le scuole di Scalea e Crotone, realizzato da Libera e da Save the Children e chiamato Fuori Classe. Un modo per contrastare la dispersione scolastica e di riflettere con i bambini sui temi del diritto allo studio, della legalità e della cittadinanza responsabile e consapevole.